Ciao a tutti, in seguito al primo video dove ho cercato di spiegare come si riconoscono i tags nella musica quando noi balliamo country, adesso provo anche a spiegarvi come si riconoscono i restarts e perché si fanno. I tags e i restarts si fanno per poter ballare dentro il fraseggio musicale. Prima, nel passato, il line dance si faceva senza tag e restart, quindi avevamo dei muri, per esempio, di 32 tempi e si ballavano sempre uno dopo l'altro, spesso anche uscendo dalla frase musicale, dal fraseggio musicale. Nei tempi più moderni, i coreografi hanno introdotto i tags e i restarts per poter ballare dentro il fraseggio musicale. Okay? E così tante volte sul primo count all'inizio di un muro iniziamo il muro insieme alla nuova frase musicale. Qualche volta succede che la frase musicale è più lunga oppure più corta di 32 tempi. Di conseguenza, ad un certo punto, quando poi finisce questa frase musicale, bisogna fare un restart, quindi interrompere il nostro muro per iniziare da capo. Per darvi un esempio più chiaro, per esempio possiamo avere una frase di 32 tempi, che è un muro intero, poi la frase musicale successiva sarà soltanto di 24 tempi, di conseguenza non riusciamo a fare il muro intero, dobbiamo interrompere il nostro muro con un restart e poi iniziamo il prossimo muro da capo. Okay? Ho deciso di analizzare con voi il ballo che si chiama Bush Party. In Bush Party abbiamo quattro muri di 32 tempi, poi al quinto muro vedrete che abbiamo un restart dopo 24 tempi. Analizziamo insieme. Questa è l'introduzione. Facciamo un po' di solfeggio insieme. Ok, primo muro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finisce la prima frase musicale, iniziamo la seconda. Secondo muro. Con la fine del secondo muro finirà anche la seconda frase musicale. La prossima! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il prossimo muro continua la stessa frase musicale di prima. Che continua. Qua abbiamo solo 24 tempi su questo muro. Restart! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Allora, cosa è successo? È successo che quando noi abbiamo iniziato il quarto muro, ho iniziato una frase musicale che era più lunga di 32 tempi, era 32 tempi più 24 muri. Quindi, allora abbiamo iniziato il quinto muro sull'inizio di questi 24 tempi, però poi la frase musicale è finita dopo questi 24 tempi. Allora noi abbiamo fatto un restart, quindi abbiamo interrotto il nostro muro in quel punto lì, dopo 24 tempi, per poter iniziare poi col muro successivo. Okay? Spero che ogni volta che lo ballate, adesso cercate di ascoltarlo meglio, di conseguenza ogni volta che ballate un ballo, cercate di aspettare sempre la finale, il fine di una frase musicale per poi iniziare. Però state molto attente perché qualche volta il coreografo, che è quello che scrive la coreografia, il ballo, per non complicare troppo le cose, fanno sì che non creano troppi tag e restart, perché sennò è tutto un tag e restart e diventa un po' troppo complicato, e noi continuiamo a ballare fuori frase musicale. Questo per esempio succede nella fine di It's America. Nel primo video abbiamo analizzato It's America, abbiamo visto che ci sono due tag di quattro tempi alla fine del quarto muro, alla fine dell'otto muro. Finiti questi due tag, poi continuiamo a ballare noi con i nostri muri, un muro dopo l'altro di 32 tempi, però balliamo fuori fraseggio musicale. Questo l'ha fatto il coreografo per non complicare troppo il ballo. Vi invito che ogni volta che ballate It's America, vedete come verso la fine del ballo noi continuiamo a ballare fuori fraseggio musicale. Spero che i video vi sono stati utili, grazie.